Ogni volta che viene Mombello, io modifico tra il tu e il lei 6 volte ogni volta. Ti do del tu quando o parli di libri, quando diventi il signor Mombello ti do del lei, per rispetto. Poi tu sei del 28 come mio papà. Due o tre cose velocissime dico. Dimmi. Giovanissimo socialista e sindacalista. Giovane del PSU De Pschuppe. e uomo comunista. La lista dei libri di Mombello è una delle cose più belle che noi ogni anno riceviamo perché lui a Natale vuole solo libri e tante Precisa, non cose. voglio libri, voglio i miei I libri, quelli suoi, che scelgo io. esatto. A 13 anni lavora alle Messaggerie Internazionali, Italiane. Ah, libri poi no, sono in un'altra libreria nel dopoguerra, salto e mi fermo qui perché questa è la prima volta che noi, dopo 32 anni, interrompiamo il nostro lavoro. Lui lo interrompe per un altro motivo, ma anche lui, Mombello, decide, credo anche perché ti stava un po', come si dice, sulle balle il proprietario, mi sembra di aver capito fosse un fascista di quelli. No, è stato lui che gli stava sulle balle Ah, io. ecco. Comunque fa il primo sciopero e ha le chiavi e chiude la libreria. Ero giovane barricardiero anch'io, come tutti i giovani. Giorni di quarantena, quali sono stati i tuoi pensieri? È Che stata cosa una ti è vita dura, mancato? racconto a tutti che senza moglie sono come un cane abbandonato io, un cane senza padrone, perché io voglio bene tanto mia moglie, tanto, e anche lei. Almeno siamo andati d'accordo a 68 anni, poi vedo adesso i figli sono vicini, quindi la tribù, diciamo, nipoti, figli, parenti, siamo abbastanza legati. Però la vita solitaria non era, la mia vita non è questa. Io ho fatto una vita bellissima, sono Ah, felice sì. della mia vita. Ho fatto la vita che ho scelto. C'è chi fa il meccanico che vorrebbe fare l'elettricista, c'è il ferroviere che vorrebbe fare l'impiegato comunale, c'è chi fa una cosa. Io facevo il libraio quando mi ha licenziato per ragioni politiche, Lemonnier mi propose di fare l'agente emiliano per Lemonnier. E invece il Partito Socialista mi chiese se andavo a lavorare da loro, io ho scelto il Partito Socialista e ho scelto la vita che ho voluto, ho fatto. Sono Certo. felice, ho combattuto, ho sofferto, ho lottato. La mia famiglia ha sofferto, mia moglie tanto, con un marito che partiva, non sapeva se tornava, eccetera, però insomma. E quindi in questo mese mi manca, in questi mesi, soprattutto il virus coincide con la malattia di mia moglie, che è già quasi un anno che è a Santa Colomba. Sento la mancanza di mia moglie, della mia famiglia. E poi anche dei libri, perché in realtà andavo a trovarla mattina e pomeriggio, quindi via vai, comprare da mangiare, vestirmi, lavare i piatti. Ho imparato a fare il letto che non sapevo farlo. Adesso ho impedito, però ho questi appuntamenti, ci parliamo alle 4 del pomeriggio e alle 11 Tutto del per mattino, telefono fate? tutto per telefono, è l'unico modo. Ho letto Il treno dei bambini, scritto bellissimo, è scritto benissimo. Poi ricordo Bologna, quei tempi là, io ero quando si portavano i bambini dal meridione. Ho finito quello, sto leggendo due libri, uno con la vita di Andreotti, quella di Franchi, Sì. e quello di Trebisch, Un lampo di storia di Pesaro. E poi ho letto un bellissimo libro. Un bellissimo, un bel libro, un romanzo russo di Carrère. Quale, Un scusa? pomattone ma bello però. Un pomattone ma bello. E poi ho letto i Girovaghi, questo è di un cinese. Mi sto leggendo, di Einaudi, sto leggendo tutti, ho tutti i libri di Mohyang. Beh, russi e cinesi Russi e comunque. cinesi. Ci sei stato, immagino. Sì, sono stato in Russia nel 1951, di nascosto. Quando l'Italia non aveva rapporti diplomatici con la Russia e quindi non dava neanche loro i visti per la Russia. Allora il trucco era questo, si andava a Vienna, si faceva i turisti per Vienna, Vienna era ancora quadripartita, la zona russa, americana, francese, inglese, poi andavi nella zona col metrò nella zona russa e lì ti cambiavano il passaporto tutto e poi si andava a Mosca. Invece quando sono andato in Cina, anche allora l'Italia non aveva rapporti con la Cina, a Pechino, Shanghai, Wuhan. Buono, A perfetto. Wuhan sono stato. A Shanghai la prima cosa che ti fanno è ti portano a vedere dove c'erano le ambasciate inglesi, c'avevano il parco, il parcheggio. C'è ancora un grande palo dove c'è scritto vietato l'ingresso ai cani e ai cinesi nella zona inglese. Quindi ti fa vedere perché i cinesi odiano gli inglesi. E quando andai in Cina,
naturalmente il governo non aveva rapporti, quindi il visto e il passaporto non me lo dava. Allora, però siamo in Italia la CGIL ancora aveva i suoi rami, anche lui, romani, andavamo in due italiani. Io ero girospesso, un economista della CGIL, era un nome conosciuto. E allora vado da questore qui, dico col passaporto, dico io devo andare in Cina, così così, dice, ma lei non ce le danno sicuro. Comunque lo lasci qui. E un giorno ero in comune a parlare col sindaco, con qualcuno, mi telefona il questore, signor Mombello, è arrivato il suo visto per la Cina. E come si fa in Italia, abbiamo trovato il modo per mandarmi in Cina. C'era scritto valido per un viaggio in Cina, punto. Non diceva quale Cina andare, quindi poi arrivo all'aeroporto, viaggiavo da solo perché l'altro era già partito alla Romana un mese, una settimana prima. Arrivo all'aeroporto, c'era la polizia, tutte, lei doveva nella Cina comunista. C'era, mi ricordo questo povero poliziotto che diceva, lei mi vuol far trasferire in Sardegna, perché loro ti mandavano via così. Allora siamo stati lì un'oretta e mezza a discutere come fare e come non fare, non sapevano, non mi volevano mandare via. E arriva uno dell'Alitalia che dice, ma il signor Mombello c'ha un biglietto per Praga, dice che va a Cina, ma qua c'ha l'aereo per Praga. Se lei ci scrive che non fugge dall'Italia, ma che lei ritornerà, io dico, vi scrivo tutto quello che volete, gli ho scritto non so che cosa, e quindi arrivai in Cina con quel passaporto lì, valido per un viaggio in Cina. Dopo, per dirti come eravamo spiati e controllati, dopo che ero stato in Russia, 2 anni dopo c'era il Festival Mondiale della Gioventù Mondiale a Budapest. E allora la direzione mi chiede, mi telefona se ero disposto ad andarci. Dico, non sono ancora senza il passaporto, me l'avevano requisito perché poi tornando dalla Russia ero andato a fare conferenze come si sta bene in Russia, capito? E quindi non è che scherzo, non è come faccio come tanti pataca di oggi, come dicono a Pesaro e Pataca, per darsi una verginità di che no, ma io avevo visto fino allora che non c'era la libertà, la democrazia, il pluralismo, eccetera. Io no, per me andava bene tutto. Mi hanno ritirato il passaporto, allora tornai. Era vicequestore guida, quello delle bombe di Milano, quindi le hanno attraversate delle cose. E guida dice: ma lei dove va? Dico, vado a Vienna. E lui dice: no, non gli do il passaporto. Perché? E se lei invece da Vienna vuole andare a Budapest? Mi ha fatto capire che sapeva dove dovevo andare io. Tu pensi che questo guida me lo sono ritrovato dietro quando in Italia buttavano le bombe, qua quando ero già nelle Marche da parecchi Tu sei anni. arrivato a Pesaro nel 56, 56, esatto, Ungheria. sì, Ungheria, il congresso della CGIL, c'era il congresso, allora c'era il congresso nazionale, c'era ancora Di Vittorio, e videro che i segretari socialisti in giro per l'Italia ce n'era pochi, 6 o 7 su 100 e più camere del lavoro, quindi si misero d'accordo di dare alcune camere del lavoro al Partito Socialista, e io da bolognese mi disse, vuoi andare a Pesaro, a Perugia, o vuoi venire a Roma a fare il vice segretario della CGIL? Io dissi, non ho mai fatto sindacalista, come potrò fare il vice segretario della CGIL? Vado, si diceva così allora, eravamo così allora. Allora dico, vado dove dite voi, ma in una camera lavoro. Mi dissero Pesaro, non sapevo manco dove era sulla carta geografica io Pesaro. E quindi venni a Pesaro, insomma. E il 16, il 17 gennaio di 60, del 60, del 56. Sono venuto convinto di starci 1 anno, 2 o 3 a sistemare un po' le cose come si faceva allora. Gli emiliani li mandavano in giro per l'Italia, in Sicilia, nel Trentino, nel Veneto. E sono qua da quella volta, sono stato benissimo a Quindi Pesaro. ormai sei nostro, sei un Sì, sono un pesarese. pesarese, sono, insomma. E E ho senti. fatto 23 anni il consigliere comunale e 15 anni il consigliere regionale per le Marche. Mi ricordo in uno scontro col presidente della regione. Io ero capogruppo, sempre fatto il capogruppo dell'opposizione. Lo interrompo e dice, stia zitto lei che non è neanche marchigiano, mi dice. Io dico, presidente, lei si vergogni perché io sono qui eletto dai voti dei marchigiani e rappresento i loro interessi. Dopo 10 minuti un usciere mi porta un bigliettino, caro Giacomo, ti chiedo scusa. Per dirti che c'era anche dei galantuomini, insomma, non Certo, c'era. Ho imparato anche da quelli io. Adesso vi racconto un piccolo episodio di questo qui. Adesso vi dirò, era Dino Tiberi, presidente della giunta regionale. Dino Tiberi, ce ne sono i libri, li ho tutti con la dedica, sì, le sue esperienze. Era un maestro elementare lui, i maestri scrivono bene, fanno dei bei libri, fanno.
E allora succede che Sant'Angelo in Vado, che ha emigrato ai primi dell'altro secolo in Argentina, Mar del Plata, l'hanno fondata i Sant'Angiolesi, nel momento che c'era le dittature dei colonnelli dell'esercito, invitano la regione a inaugurare una piazza a Sant'Angelo in Vado a Mar del Plata. E allora il presidente della giunta non ci poteva andare, dice: vai tu Mombello, vai con Tiberi, Democristiano, andate voi due, eccetera. E allora siamo arrivati là, appena siamo arrivati all'aeroporto, baci, abbracci, bande, fiori, solite cose. E poi i giornalisti si avvicinano e ci dicono: domani mattina veniamo in albergo a farvi l'intervista. Volentieri. La mattina dopo non si è visto nessuno, passa due, passa tre, passa quattro mattine, non si vedeva nessuno. Io zitto perché sapevo, capivo che lì c'erano i colonnelli, i comunisti li ammazzavano, perché quando siamo scesi hanno chiesto: lei chi è? Io Dino Tiberi del gruppo democristiano, lei, io Giacomo Mombello del gruppo comunista. Sono diventati bianchi come un lenzuolo bianco. E quindi non si sono più visti. Per dirti, Dino Tiberi era a dormire nella camera vicino a me. Alla quarta mattina esce dalla camera e dice: senti Giacomo, ti sei accorto che non sono venuti i giornalisti? Dico: sì, mi sono accorto, ma non voglio fare del casino qui. C'è l'ambasciatore da queste parti, poi io qui non rappresento il Partito Comunista, rappresento la Regione Marche. Ha detto: voglio dirti una cosa, e da buon democristiano ha detto una piccola bugia, secondo me. Ha detto: a me non mi ha cercato nessuno, lui dice, però sia chiaro che se mi cercano o parliamo tutti e due, o intervista in tutti e due, o nessuno. Devono sapere che in Italia c'è la libertà e la democrazia. Pensa che uomo. Poi Sì, certo. dovevamo dare una targa all'intendente, che era il colonnello, il sindaco, non c'era un sindaco eletto, c'era il colonnello che dirigeva il comune. E fino all'ultimo minuto non ci ha mai ricevuto per avere questa targa. Solo che i Sant'Angiolesi locali, che erano, non erano emigrati come quelli che andavano in Germania, questi che avevano l'albergo, che Sì, avevano il negozio, certo. che avevano fatto la città loro, il teatro. E allora devono aver, se non ci ricevevi era uno spregio per loro. Quindi si vede, devono aver fatto pressione. L'ultimo giorno, poco prima di partire, arriva uno e dice: l'intendente mi riceve. E io dico: allora Dino Tiberi, senti, non voglio creare problemi, tu sei più anziano di me, sei stato presidente della giunta, sei democristiano, la targa gliela dai tu e non facciamo complicazioni. Dice: no, ti ho detto che devono sapere che in Italia c'è la libertà e la democrazia, gliela dai tu. E l'ho dato, naturalmente io non ho fatto il pataca, ho detto: amicizia, buon lavoro, e chi si è visto, si è visto. No, Io ho non visto il è. mondo, io ho visto il mondo, mi è piaciuto molto. Ho imparato il francese in Cina, non te l'ho mai raccontato questo? No.